tanta neve, ma piste da sci completamente deserte. È il paradosso di questa stagione invernale caratterizzata dall'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l'economia della montagna in tutta Italia ed anche in Abruzzo. A Dovindoli, così come nelle altre stazioni del nostro Appennino, è tutto pronto per la riapertura del prossimo 15 febbraio che, sperano gli operatori, salvi il salvabile dopo le ingenti perdite del periodo natalizio noi abbiamo già oltre 3 milioni di meno di incassi di quest'anno a differenza del 2017-2018, il 2019 che è stato l'anno scorso oltre un milione e mezzo di differenza di incassi sono cifre che purtroppo sono sbalorditive e è un'azienda che si deve stare in piedi e reggere con un'economia e con gli incassi effettivamente si trova in mutande di tela. Nelle stazioni invernali si è lavorato per garantire il massimo della sicurezza possibile, dicono gli operatori, e le richieste degli appassionati continuano ad arrivare a migliaia, così come puntuali arrivano i rinvii degli operatori in attesa dell'ok ok del governo nazionale alla riapertura. La richiesta è tanta. Abbiamo migliaia e migliaia di telefonate che chiedono quando apriamo. Lo spostamento dal, prima dal 7 e poi dal 18 ci ha creato dei grossi handicap perché effettivamente non è possibile promettere continuamente ai nostri utenti, ai nostri clienti che noi spostiamo da Roma e da tutte le regioni limitrofe oltre 250-300 mila utenti sulla stazione che in prima battuta eh, gli dicevamo il 7 e poi in seconda battuta il 18, noi ci auguriamo che il 15 sia una data definitiva per poter aprire, perché sennò veramente dobbiamo chiuderci e, e andarcene da questo Paese.